Vabbè, a suo punto, prendiamo il taxi, andiamo là, esatto. E facciamo un'intervista. Siamo alla fermata del taxi. Prendiamo, vabbè, vai, qua. Prendi qua, monta là, vai. Sì, dai, prendiamo il primo che capita. Primo taxi. Buonasera. 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 Dovremo... No, oh! Buonasera. Non ci posso credere. No, guardalo lì. I Colossi. Ma che Mirko? Mirko, Mirko, il grandissimo Mirko Matteucci, Missouri 4. Esattamente. Con i Colossi. Ciao Mirko, come ciao, stai? Una favola. Alla stragrande. Madonna, un caldo. Esattamente. Mirko, a questo punto ma possiamo mettere l'aria condizionata? No, lasciamola spenta. Marco, ok, perfetto. Mirko, scusa. Come Marco? Grazie. Mirko. Scusa. Vabbè, ma fai a guardare. La maglietta. Che figata. Non è male. Ma grazie. Ti abbiamo portato una larga. Bene, siete ottimisti. Siamo penso che mi vada, però XL per la prossima volta. Va bene, non perfetto. Mi sudano le ascelle, diventano pezzate. È un casino con va bene. I clienti. Senti, sì. Parliamo subito di noi o di te? Ma parliamo di voi. Parliamo di noi. Sì, parliamo sì. Di noi. Senti, tanto col cinema come te la cavi? Guarda, da giovane molto bene. Che vuol dire da giovane? E che mo sono diventato vecchio, un sacco di impegni, la famiglia. C'è di meno, insomma. C'è al cinema sì, di meno quasi per niente, me li vedo direttamente a casa quando ripassano con la mia dolce metà. Va bene. Però poi invece con noi ci verrai al cinema a settembre. Oh, se mi invitate, certo. Invitiamo anche Mirko, senti, allora dacci intanto il tuo colosso del cuore, oddio, qua crolla tutto. Colosso del cuore quale? Io il Marchese del Grillo. Grande, sì, grande. A me piace ridere quel film. Ma ti ricordi la prima volta che hai visto il Marchese del Grillo? L'abbiamo visto tutti 100 volte. La prima volta ero piccolo, ero piccolo. Ma forse pure 1000. Ultimamente lo sto rivedendo con i miei figli e ci sbraghiamo dalle questa risate. Questa cosa di rivedersi con i figli, i film. E poi ci ripetiamo le battute, capito? Dice, tra l'altro possiamo dire che se gratta la fronte c'hai le corna pronte. Risciò tutta sera incoglionito. Senti, dormi russi, mi pisci in testa, ti fai scappare i cavalli. Roba da pazzi, roba da pazzi. Che dicevi Simo? No, dicevo che il Marchese del Grillo sarà una delle teste di serie del protagonista della sfida della commedia. Sì, il contest. Sulla commedia italiana vincerà sicuramente. Probabilmente vince. Vabbè. Senti Mirko, invece il primo amore cinematografico? Guarda, Proprio una cosa sessuale, c'è cioè una cosa che proprio, guarda, ti stupirò perché non mi ricordo manco più la trama, però ti ricordi? Mi ricordo quella cosa proprio che noi stavamo lì 16-17 anni, solo aspettavo quel momento. Era Laguna Blu. Laguna Blu era bello, era proprio, perché poi noi avevamo l'età giusta con Laguna Blu, eravamo proprio adolescenti con proprio pulsioni incredibili, al punto giusto. E poi quello era veramente micidiale come pulsione, perché poi posso dire, medesimavi in lui che restava da solo con questo pezzo di gli ormoni proprio schizzavano, esplodevano da ogni mamma parte. Mia lì nell'isolotto. Adesso dove vanno invece gli ormoni? E non lo possiamo ma no, io impazzisco, ma solamente perché per me è la più brava e bella e affascinante artista, ma che dico artista, siamo dico attrice, quindi... ma che stai scherzando, Laura Morante, Madonna, bella, ma poi la classe, l'eleganza, la incontrai a un bar ai Parioli, sì. Ci guardammo e cosa gli dicesti? Nulla, rimasi come impietrito, nulla. Come dire, ma non Laura, ci posso Laura arriveremo anche a te, Laura, ti arriveremo anche a te. Ah, gli dai del tu così, sì, Laura, senza sì, conoscerla. Sì, vabbè. Ma comunque io seguo da penso che sia una come noi, insomma, no? Sì, alla mano, alla molto mano, alla mano, spero, molto spero, alla mano. Spero. Vabbè, Mirko, è stato un grande, grande, grande piacere. Ci condividerai? A questo punto adesso ci porci, stacchiamo. Dove va? Ma certo. Andiamo, vabbè, noi partiamo. Se no sembra che era tutto invece noi andiamo, con l'aria condizionata, con l'aria condizionata a palla. Anche perché veramente fa un caldo. Fa un caldo terribile e ringraziamo Mirko. Ma io ringrazio voi. A settembre lo decido io il film, però. Va bene, perfetto. Sì, intanto per a il me momento si è sbagliato il titolo. Mi cala una cicagna che poi ci si porta via. Molta gente già dal titolo intuisce, quello poi è una cosa che dovremo. Ma mi informerò, vedrò Marzullo. Vedrò Marzullo. Allora, tu guardi Marzullo e chiami Colossi, capito? Esattamente. Tu guardi là, ti fai l'idea e poi dici Simo, Cri, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Perfetto. Allora. Al nuovo Sacher, ovviamente. Vabbè, ovvio. Dove vuoi tu? Salutiamo Mirko, grazie. Ma grazie a voi, tanta pace interiore e buona estate. Ale. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Ciao.